Ed eccoci di nuovo alla parrocchia San Paterniano di Villa Verucchio. Oggi accendiamo i riflettori sull'impegno sociale della comunità parrocchiale. Per farlo siamo venuti al centro diurno della cooperativa sociale La Goccia. Ed eccoci qua alla cooperativa La Goccia. Buongiorno, buongiorno. Ciao Teresa, ciao Katia, Antonella, grazie dell'accoglienza. Veniamo in una cooperativa, ma una cooperativa che ha una storia legata profondamente alla parrocchia. Teresa, raccontaci perché. Sì, questa cooperativa è nata intorno agli anni 70 da un gruppo di ragazzi proprio della parrocchia che hanno sentito di concretizzare anche la loro esperienza di fede verso i ragazzi che avevano più necessità. Il primo impulso è nato sotto la spinta di Don Oreste Benzi, che penso che tutti conoscano, e poi hanno proseguito proprio in questo cammino legati alla parrocchia. Quindi hanno innanzitutto ristrutturato questa struttura che adesso vedete così bella, moderna, ma una volta era un rudere con tante sterpaglie. E quindi loro proprio hanno lavorato di braccia per renderla abitabile. Chi preparava il sugo, chi dava un contributo economico, e quindi sono stati i primi semi di questa bella realtà che oggi ci accoglie e accoglie tanti ragazzi qui della provincia. Oltre 30 anni di storia, Katia, che cosa fa oggi La Goccia? Oggi La Goccia mantiene lo spirito che ha ereditato e quindi trasmette, cerca di trasmettere ai ragazzi i valori che ha dentro il cuore, insomma. Quindi noi accogliamo questi ragazzi e principalmente lavoriamo con loro, stiamo con loro, gli trasmettiamo questo amore per stare dove Dio ci mette, nel posto, così contenti come siamo, come Dio ci ha fatto. Dentro c'è rimasto questo spirito e noi cerchiamo di portarlo avanti. Tant'è, Katia, che il legame con la parrocchia è ancora molto forte. È molto forte, sì, perché abbiamo un incontro di preghiera settimanale. Viene il parroco, viene periodicamente, insomma, viene a dire la messa qui con i ragazzi. Vengono i gruppi del catechismo spesso, e i ragazzi nei laboratori fanno dei lavoretti anche insieme con loro. Soprattutto sono anche tanti le persone della parrocchia che vengono qui a fare volontariato, giusto? Sì, molti poi sono volontari e sono attivi anche in parrocchia. Cioè, qui abbiamo, cioè, c'è solo da girarsi, tutti fanno parte di qualcosa, insomma. Lavora chi fa parte della pastorale familiare, chi è catechista, le catechiste, insomma, chi la Caritas, la GIOC, i focolarini, insomma, c'è un po'. Una bella esperienza personale. Direi proprio di sì, arricchisce molto. Quando si pensa che tu vieni qui a dare, secondo me è proprio sbagliato, perché qui si riceve tanto. Abbiamo parlato poco fa della Caritas, allora adesso andiamo a conoscerla. Al centro d'ascolto incontriamo Domenico. Buongiorno Domenico, ciao. Allora, tante le persone che vengono accolte nella Caritas di Villa Verucchio. Il primo giorno il parroco ci diceva proprio che è una Caritas molto attiva la vostra. Raccontaci un po'. Qui accogliamo le persone che vengono e chiedono qualcosa, quello che hanno bisogno. Noi quello che diamo è una tesserina con dei bollini che attestano, con i quali le persone possono ritirare 4 buoni viveri, 4 pacchi viveri. E quando hanno finito ritornano qui, in modo che noi possiamo parlare, possiamo sentire se le cose sono migliorate, se sono peggiorate, se hanno bisogno di qualcos'altro. Prima di tutto si ascolta, mi pare di capire. Domenico, quante famiglie aiutate? Dunque, sono in media 60-70 famiglie che vengono qui, in prevalenza marocchine, italiani sempre di più, soprattutto nel momento della crisi sono stati mandati via dalle fabbriche quelli che erano gli immigrati, e molti capi famiglia hanno fatto ritornare componenti della famiglia, la moglie e i figli, nei paesi di origine. Quindi sono aumentati i bisogni pur essendo diminuite le famiglie. Parlavi di pacchi viveri, di indumenti, allora andiamo a vedere che cosa succede. Mariola, che cosa fate? Cosa facciamo noi? Noi
prendiamo dai generosi che ci portano la roba, un po' di tutto, dai lenzuoli, gli abiti, tutto quanto prendiamo. E poi dopo li guardiamo bene bene, teniamo quelli che sappiamo che vanno qui da noi, perché ormai conosciamo i nostri clienti. Insieme agli indumenti, in tanti chiedono anche del cibo. Per gli alimenti facciamo 2 borse al mese ogni 15 giorni, abbastanza sostanziose direi. E ultimamente cominciamo anche a distribuire olio di oliva, perché le offerte da parte della popolazione sono aumentate. Abbiamo anche presso i supermercati zonali dei cassoni nei quali la gente depone i prodotti che hanno comprato e che sono destinati alla Caritas. Sono generose le persone che abitano a Villa Verucchio? Molto, molto generose, perché noi facciamo qualche cosina, dedichiamo il nostro tempo, ma tutto quello che ci portano viene dalle persone generose. Mariola, da quanti anni servizi in carica? Da 35, non lo so, perché io sono vecchissima. Sai, un'oretta libera e viene a dare una mano comunque a chi ha meno di noi. Credo che sia essenziale, insomma, spendersi per gli altri. Una parrocchia che accoglie, una parrocchia che interviene, ma soprattutto una parrocchia che è una famiglia. Grazie.